95esimo anniversario del gruppo Alpini di Rivara, una bellissima giornata qui oggi. Questa, piena di emozioni, tanto gente, tante autorità, siamo veramente contenti. Devo ringraziare tutti, dall'autorità all'amministrazione, tutti. Un traguardo che è importante, ma che si spera vada avanti ancora tanti anni. Noi vediamo, la volontà c'è. Io personalmente, ho già una certa età, magari mi metto un po' da una parte, però quei pochi che rimangono andiamo avanti. Largo i giovani quindi? Largo i giovani, solo che non ce ne più tanti e quindi bisogna andare avanti così. Sindaco Andriollo, l'amministrazione rivarese da sempre a fianco degli alpini e gli alpini a fianco dell'amministrazione nelle attività in cui viene coinvolta. Ma da sempre c'è stata una collaborazione con qualunque amministrazione, gli alpini ci sono affidati da fare e noi, io personalmente l'ho toccato con mano, hanno fatto tantissime cose. Come ho già ricordato, nel 93-94 hanno fatto un lavoro eccezionale nel sistemare la recinzione della Villa Ogliani, quindi proprio un lavoro manuale ma molto impegnativo, hanno dato di tutto. Anche ultimamente stanno lavorando moltissimo, io con gli alpini mi trovo molto bene perché basta alzare il telefono e loro ci sono, quindi danno il tutto con le scuole, con le associazioni, sono vivi. Al contrario, come dice il presidente, che si sente anziano, ma il corpo è giovane, li vedo proprio con lo spirito giovane, magari l'età, come abbiamo anche noi, non è più la stessa, ma hanno uno spirito veramente da giovane, che i giovani dovrebbero ammirare quel loro spirito, veramente, veramente. Sì, lo spirito alpino come uno spirito di collaborazione e di aiuto che viene dimostrato anche nelle piccole attività quotidiane. In quelle quotidiane, in quelle grandi, in quelle quotidiane li vediamo tutti i giorni impegnati noi nel prescuola, quindi stanno insieme ai ragazzini prima che entrino a scuola, fanno questo tutto gratuitamente, quindi per noi è un grosso valore che abbiamo come amministrazione poter contare su di loro, veramente grande. Thank you.